davanti la terna arbitrale, e allora vi do lettura delle formazioni. San Cataldese con Traina, Fichiera Alessi, Anzalone Di Marco Milanesio, che tra l'altro è anche il capitano, Levantino, Niccoli, Giuffre Di Franco e Carbonaro. Per quanto riguarda l'Acragas, Russo, Morgana, Alletto, Aprile, Vindigni, Fallea, Bonaffini, Pellegrino, Contino, Arena e Criniti. Avvia l'ingresso in campo. Tutto è pronto, le squadre fanno il loro ingresso in campo. Capitano della San Cataldese è Milanesio, vecchia conoscenza degli sportivi biancazzurri, esperienza, senso tattico per un giocatore che ormai può essere considerato una bandiera del calcio San Cataldese. Fischio d'inizio, partito in questo istante con il colpo di testa di Alletto, subito la San Cataldese nella metà campo dell'Acragas, poi è Arena che parte, ancora Arena, cerca lo scambio con Pellegrino, non vi riesce, c'è l'opposizione fisica dei giocatori del verde amaranto, recupera ancora Arena in possesso del pallone col numero 10 di Franco, che si libera molto bene il suo avversario, poi cerca la conclusione, la palla al lato, che è il fronte d'attacco l'Acragas con Pellegrino, la palla che viene messa in mezzo, il colpo di testa, la palla al lato, colpo di testa di Contino, applausi per il nostro capitano. La palla nei pressi dell'area di rigore a cercare Carbonaro, che tocca di testa, poi c'è il tentativo, la rete ha segnato Giuffre, mi pare. Palla messa in mezzo da Carbonaro, Giuffre al settimo, spiazza con un tocco morbido Acragas con questa giocata, con l'Acragas che recupera la palla, tira Bonaffini al lato, si è già battuto, la palla su Alletto nella metà campo nissena, lo scambio con Bonaffini, si libera Pellegrino, la pressione dei nisseni sul portatore di palla biancazzurro, poi ancora Acragas con Aprile, scambia con Griniti sulla corsia esterna, Pellegrino al centro, palla in mezzo, c'è un traversone, il colpo di testa di Fichiera, la palla che viene giocata da Alletto ancora, la palla in mezzo, il colpo di testa di Alletto e la rete! La rete! La rete! Di Arena! Su incornata di Contino, il genio pensa a ristabilire la partita. Contino di testa ha dato il pallone al genio. Carbonaro, la battuta al lato, il fischio dell'arbitro, Arena, la battuta in mezzo, libera il portiere, poi ci pensa ancora la difesa a liberare, un tentativo con il fallo in attacco dell'Acragas. Vediamo come gioca palla, poi preferisce appoggiare su Aprile, allarga il fronte d'attacco l'Acragas su Morgana, ancora Morgana cerca di mettere in mezzo, c'è Contino al limite dell'area di rigore, ancora Contino, copre la palla, l'appoggio su Criniti, palla in mezzo, colpo di testa, c'è l'opposizione, poi ancora il tiro, la rete, no, il fuorigioco segnalato dall'assistente, un'autentica botta con i difensori che hanno liberato. E per l'Acragas applausi a scena aperta tra Bonaffini e Vindigni, poi la verticalizzazione su Alletto che recupera il pallone, ancora Alletto, può entrare in mezzo, c'è il pallone che viene recuperato da Milanesio, ancora Milanesio, poi si trascina la palla in calcio d'angolo, la corsa su Arena, ancora Arena, guarda a centro aria, poi porta il pallone ancora, il palla che termina tra le braccia di Traina, alza la mano Criniti, traiettoria in mezzo, il colpo di testa di Bonaffini, la palla alta di poco. Arena, Acragas gioca palla nella metà campo della San Cataldese, la corsa di Arena, la serie di finte, ancora lo slalom, Arena, ancora lo scambio con Contino, perde l'attimo Arena ma è sempre in aria, azione viva, ancora Arena, la parata di Traina.
il traversone in mezzo, ha cercato Pellegrino, ha trovato il tempo però Traina per recuperare la palla, il tocco di Bonaffini, vediamo, a cercare Arena, ancora Arena, ne ha preso l'area di rigore, ancora Arena, cerca di mettere in mezzo, la palla viene toccata da un difensore della Sangra Valdese e dunque perviene a Traina. Bonaffini, mette in mezzo Bonaffini, il colpo di testa di Milanesio, la palla che viene. Adesso si può iniziare a giocare con la formazione biancazzurra che controlla palla. Alla battuta, il fischio dell'arbitro, la palla in mezzo, il colpo di testa di Fallea, la palla al lato, c'è stato la rincorsa, Arena comunque recupera palla su Pellegrino, ancora lo scambio all'interno dell'area di rigore con Bonaffini, il tiro, la palla al lato, la palla al lato, mani e capelli, Bonaffini, Criniti, Contino, ancora Contino, il tiro di Contino, la palla alta, Arena, la battuta, la parata con i pugni di Traina in calcio d'angolo, la palla, una traiettoria velenosa per Traina che ha visto all'ultimo istante il pallone e ha buttato la sfera in calcio d'angolo, traiettoria in mezzo, il colpo di testa di Contino, chiama il pallone Traina, una caduta, l'arbitro lascia correre, poi ancora Alletto, il tiro di Alletto alto, lo scambio non riesce, attenzione, c'è una pallonata sul viso, la battuta, Pellegrino, Criniti, Contino, ancora Contino, la sponda con Criniti, Criniti, la rete, Criniti, è il diavolo, è il diavolo, ci pensa lui ad inzaccare alle spalle di Traina il tocco vellutato di sinistro, è il diavolo, 2-1 per l'Akragas. L'esterno vellutato ha gonfiato la rete, il tocco di Contino su El Diablo. L'azione tutta giocata tra Contino e Criniti, quest'ultimo con il suo sinistro ha toccato il pallone d'esterno e ha spiazzato Traina. Bonaffini che controlla, la finta di Bonaffini a cercare Contino che controlla l'azione, poi porta palla avanti ancora la formazione di Rigoli con Bonaffini a centro, c'è Arena, il colpo di tacco, il tiro di Pellegrino, applausi per la squadra biancazzurra, Vindigni, poi in mezzo c'è il colpo di testa di Alessi, ancora attenzione, c'è Zambito che recupera il pallone, attenzione, c'è il tocco su Carbonaro, la palla è terminata out, Milanesio, la palla in mezzo, il colpo di testa, c'è il fallo in attacco, no, rimessa, esce Arena, Rigoli vuole una maggiore copertura in mezzo e sentite l'applauso per il genio Nicola Arena. La sostituzione al 34esimo, lancia su Morgana, bella la giocata su Bonaffini, ancora Bonaffini, c'è il numero 6, espulso Milanesio, secondo fallo, espulso Milanesio, ecco il rosso all'indirizzo di Milanesio, il fischio dell'arbitro, la palla in mezzo, il colpo di testa e la parata alta, con le mani Pellegrino, amici, qui è una bolgia, la giocata su Bonaffini con la palla che viene coperta da Criniti, ancora Criniti cerca di lanciare in avanti, no, mandiamo la palla in campo, Iannello, esce bene Iannello, poi cerca e trova Rosa che può entrare in aria, vediamo Rosa, cerca di mettere in mezzo, sì, c'è Pellegrino, ancora Pellegrino, la giocata su Bonaffini, il pallone di Bonaffini, il tiro di Bonaffini, la ribattuta con Morgana che controlla il pallone di petto, Iannello, Akragas in possesso del pallone, fa circolare la palla,
con Criniti che la mantiene. Ancora Criniti, ultime battute finali di questa partita. Criniti su Gero Iannello, a terra Criniti, si può giocare. Ancora Criniti, vediamo come sfrutta la quest'azione. Il pallone in mezzo, viaggia ancora e poi la battuta di Iannello in calcio d'angolo. Pellegrino, ancora c'è la rimessa, cercava il corner. Siamo in pieno recupero, siamo arrivati al 48esimo. La battuta con la palla che scivola ancora in fondo. È finita! Non la vittoria per l'Akragas, 27 punti. Siamo ancora in testa e manteniamo lontani tutti gli altri. Non la vittoria per la formazione biancazzurra, 27 punti amici. Che partita qui al Valentino Mazzola. L'Akragas c'entra la nona vittoria in rimonta. Un altro tassello importante per questa Akragas che non conosce avversari, per questa squadra che ha centrato la nona vittoria consecutiva contro una San Cataldese che è riuscita a segnare il gol del vantaggio, ma poi ha dovuto subire il ritorno dell'Akragas. Nona vittoria consecutiva, 27 punti in classifica. Siamo lì sopra, ci restiamo con un buon margine.